Parte oggi anche in Campania la vaccinazione anti-Covid eterologa per i richiami per chi ha meno di 60 anni. L'unità di crisi, dopo il via libera di De Luca, ha dato l'ok alle seconde dosi con Pfizer e Moderna per chi aveva fatto AstraZeneca in prima battuta. L'ASL Napoli 1, oggi alla stazione marittima, ha chiamato 960 cittadini con meno di 60 anni che riceveranno un preparato a mRNA dopo la prima dose con quello anglo-svedese. Nell'hub della mostra d'oltremare ci sono invece i convocati over 60 che faranno il richiamo con AstraZeneca. Ma preoccupa la variante Delta che circola in Inghilterra e che ha già indotto il premier Boris Johnson a rivedere il cronoprogramma delle riaperture. Una vera e propria mazzata per il turismo in Campania, soprattutto nella penisola sorrentina. La penisola sorrentina ha capacità ricettiva per circa 50.000 posti letto. Tenga presente che il maggiore afflusso di percentuale di presenza è dettato dal mercato inglese con l'80%. Ciò significa che se non arriva questo mercato ci troveremo in grosse difficoltà e già ho sentito molti operatori che ritarderanno le aperture delle strutture alberghiere. Si aspettava il rientro in massa da parte del turismo inglese perché il 24 giugno terminavano le limitazioni ed erano già previste prenotazioni sui nostri territori. Purtroppo con il nascere di questa variante Delta riscontriamo grosse difficoltà.